Inizia in questo istante la partita, sulle 15 Europa, vediamo la palla messa in mezzo e il colpo di testa libera la difesa e poi dalla distanza grande tiro di Calomino, vediamo Mazzei. Amendola punta il diretto avversario, poi va al tiro, la parata, armato regolarmente, dice l'arbitro, Mazzei va al tiro e colpisce il palo, Curcio, la palla messa in area e c'è calcio di rigore. Parte Giovanni Foderaro e colpisce il palo, la parabola sul primo palo, la spizzata verso Amendola che riesce ad arrivare sulla palla, c'è Giampa che è in fuorigioco, c'è il tiro di Amendola senza problemi, perde ora Mazzei, mette sul primo palo, prima Petronio e poi Canale, Curcio, Curcio quasi sul fondo, mette al centro, ancora orientale, Curcio fuori. La parata sul primo palo, toccato da Foderaro, la linea della barriera, batte Curcio direttamente in porta e Mascaro, no, fuori gioco, vediamo Crupillo mette al centro, De Fazio mette in area un difensore. La parabola sul secondo palo, poi prima Bilotta, la palla sul secondo palo ha chiuso Mascaro e poi il gol sul tiro di Embalo, c'è il tocco in vantaggio, quindi la formazione del Villaggio Europa. E in questo istante si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Villaggio Europa. 1-0 il punteggio al termine del primo tempo verso Mazzei, che mette molto bene a terra Mazzei la sua conclusione con la finta ed il 2-0. La finta di Petrone che non tocca il pallone, che sfila direttamente in rete. Cerca di andarsene Bernardi, supera l'avversario, mette al centro per Foderaro e Berso accorcia le distanze verso per la formazione bianco-verde. De Fazio ha scambiato con ottimo, ottimo il gol di Villella, grande giocata della formazione lametina, tutta di prima, 1-2 e siamo in parità 2-2 tra Vigor Lamezia e Villaggio Europa Rende, ha recuperato la formazione biancoverde. Palla messa in area, quindi l'ha toccata con il braccio, quindi è stato ammonito il giocatore del Villaggio Europa perché ha toccato il pallone con il braccio. In area Embalo, Embalo, la conclusione, la respinta prima di Mercuri e poi Amendola sulla linea, la battuta, palla messa out e poi grande gol, grande gol di Gaudio dalla distanza che riporta in vantaggio la formazione di Caruso. Ci sono sei giocatori praticamente in area. Gaudio ed Embalo al limite, spada fuori, è rimasto l'ultimo uomo. Vediamo la parabola in area, ora in avanti a centrocampo, è stato Calomino a intercettare, palla per Gullo, si inserisce, no, no, non si può sbagliare un gol così. Cambio di Gullo con De Fazio, De Fazio, De Fazio mette dentro, no, al volo, volo al centro per Bernardi che salta un avversario. Fermato, arriva però Calomino e palla ancora out. Arriva il
fischio finale dell'arbitro. 3-2 il punteggio finale.